È partito il CRE anche all'oratorio di Borgo Santa Caterina, nel cuore della nostra città, da quest'anno capitanato dal giovane e dinamico Don Dario Acquaroli. In tutto il mese sono iscritti 246 ragazzi del CRE e abbiamo all'incirca 100 animatori, 97 per la precisione, 12 coordinatori che sono ragazzi universitari e 3 vice direttori, anche loro ragazzi universitari dell'oratorio. Il filo conduttore di CREGREST 2014 è Piano Terra. L'abitare il mondo, abitare proprio la terra in sé. E allora questo tema noi lo sviluppiamo in alcune attività che si fanno durante il CRE, divisi nelle varie squadre. Attività che cercano di prendere le tematiche varie proposte anche dal sussidio, attività che sono per i più piccoli, che vanno dal disegno, dalla storia raccontata, all'attività un po' più particolare, anche ludica per quelli più grandi, e cercano appunto di affrontare questa tematica. Tematica affrontata anche durante la scenetta del lunedì della prima settimana, proposta dal gruppo degli animatori che hanno un po' la responsabilità e hanno il compito di seguire più l'animazione all'interno del CRE. Protagonisti delle giornate di CRE, gli atelier, ovvero i laboratori. Attività sia sportive, quindi abbiamo rugby, frisbee, inizieremo anche con la scherma, ping pong, calcetto, queste attività. Poi abbiamo cucina, abbiamo laboratori più manuali anche per i più piccolini, di disegno, laboratori un po' misti che riguardano un po' gli interessi di tutti. Ecco, l'obiettivo è stato creare una ventina di atelier proprio per intercettare gli interessi dei ragazzi. Ma un occhio particolare va anche alla manutenzione dell'oratorio, piccoli lavoretti che tutti i bambini possono fare per renderlo sempre più accogliente e funzionale. È una tradizione che ho trovato e ho voluto molto volentieri continuare. Un rapporto forte, quello che lega la comunità di Borgo Santa Caterina con il suo oratorio. È una realtà che comunque è molto sentita e amata dai diversi abitanti del borgo, soprattutto dagli abitanti più, chiamiamoli, più storici, quindi non gli ultimi arrivati, che comunque si iniziano ad affacciare su questa realtà. È un oratorio molto attivo, è un oratorio anche che ha una sua storia molto forte alle spalle, e quindi meno male tutte le persone del borgo sono passate da questo posto. E la bellezza di questo è che hai la possibilità di prenderti cura di ciò che più prezioso c'è in un paese, in un quartiere, che sono i ragazzi, perché possono a loro volta prendersi cura di questo territorio, di questo quartiere. Questo è un po' l'obiettivo finale che abbiamo.